tutti ragazzi, benvenuti su Kenny Foyerosi con il vostro amico. Eccoci qua con la seconda parte di Horse Legacy, dopo aver fatto il prologo del gioco, in cui abbiamo conosciuto il nostro professore che ci ha allenato fino a che siamo arrivati qua al quinto anno Hogwarts, perché noi siamo un po' tardivi, però lui ci, diciamo, ci ha allenato alle basi della magia. E oggi è qua, siamo qua che, mentre arrivavamo a Hogwarts, però abbiamo avuto piccoli inconvenienti, perché siamo stati attaccati da un drago, abbiamo scoperto una camera segreta nella camera... No, cioè siamo andati nella Gringot, siamo finiti, in cui abbiamo trovato questa camera segreta, questa camera in cui abbiamo visto i segreti di maghi che praticavano questa magia antica di cui abbiamo sentito parlare, e sembra che noi siamo in grado di percepirla e di vederla. Quindi vedremo un po' come si evolverà la storia andando avanti. Intanto, dopo essere arrivati tardi alla sala, allo smistamento delle case e alla cerimonia, ovviamente siamo qua che siamo stati smistati a Tasso Rosso, la nostra casa. E ora, dopo la prima notte passati a dormire, siamo qua pronti per la nostra prima lezione a Hogwarts, e dobbiamo rincontrare la vicepreside. Ah, così, ok. E già che ci siamo, vediamo un po' com'è la sala comune dei Tasso Rosso, che è molto diversa da quella dei Grifondoro che ho visto con l'altro personaggio che ho fatto. E quello era un po' per provare il gioco, che il mio personaggio sarà questo, però quell'altro lo uso pure. Allora, possiamo parlare con i primi tre studenti. Allora, Leonora Everlate. Che bellino! Oh, ciao! Oh, ciao a te! È davvero maestosa, vero? È il tuo gufo? È bellissimo. No, non so di chi sia. Forse di qualcuno dei Tasso Rosso nei paraggi. Comunque sono i gufi a scegliere con chi stare. Eh già. Aspetta! Ma tu sei quello nuovo del quinto anno. Che entrata teatrale la tua. Lo sanno tutti, non so come è possibile, però va bene. Specialmente perché tutti ora saranno curiosi di vedere cosa sai fare. La cosa non mi preoccupa. Avrò molto da fare allora. La preoccupazione c'è. Ho molto da fare per mettermi in pari. Infatti, 4 anni di scuola sono tanti. Già. Se fossi così indietro, mi sentirei davvero... inadeguata. Ovviamente, in quanto infaticabile Tasso Rosso, dimostrerai presto quanto vali. Anch'io sono una gran lavoratrice, come immagini, ma a volte penso che sarei stata un'ottima Corvo Nero. Ho uno spirito arguto, o almeno così mi dicono sempre. Io sono Lenora, a proposito. Lenora Everley. Beh, non ti trattengo oltre, avrai molto da fare. Già. C'è la nostra prima lezione, però parliamo un attimo. Sei sicura che saresti dovuta finire a Corvo Nero? Beh, sì, come i miei fratelli. Ora lavorano entrambi al ministero. Si può dire che l'intelligenza è di famiglia. Si vede. Mia zia era Grifondoro, però, e abbiamo sempre avuto molto in comune: determinazione, valore, audacia. Quel cappello parlante aveva l'imbarazzo della scelta. Si sarà confuso. È stato un piacere, Eleonora. Certo, addio. Addio. Ok, presentiamoci ad altre due persone. Mangio una mela. Oddio, c'è un fantasma, ciao. No, zio, non mi sembri tu. C'è qualcosa che non va. Oh, ciao. Adelaide. Sei Tasso Rosso, vero? Sono Adelaide, piacere di conoscerti. Il piacere è mio, va tutto bene? Sì, sì, una lettera di mio zio mi ha un po' distratta. Brutta notizia. Quindi, dimmi un po', ho sentito diverse voci su di te. Davvero, un drago ti ha quasi fatto fuori. Ma lo sanno tutti, però com'è possibile sta cosa? Le voci girano troppo qua. Sì, confermo. Quella voce è vera, non proprio l'arrivo a scuola che ci si aspetta. È terribile. Felice che tu sia qui per raccontarlo. E meno male. Comunque, immagino tu abbia molto da fare. Ti auguro un buon primo giorno di scuola. Sei sicura che tuo zio stia bene? Sì, sì, viaggia per lavoro ed è sempre molto impegnato. Avrà scritto di fretta, non c'è di che preoccuparsi. Grazie, Adelaide. Questa mi sta simpatica. Ci vediamo. Certamente, e buona fortuna. Al momento poi non lo so. Là c'è un tizio e c'è il gattino. Non aver paura, amicetto. Saltagli in testa, saltagli in testa. Arrivo.
No, se n'è andato. Venite, è andato da quella parte. Prendetelo. Spero che lo ritrovino. In un castello così grande può perdersi anche uno studente. Figuriamoci un gatto. Sono sicuro che non avrai problemi a orientarti. Certo, all'inizio si resta un po' confusi. Io mi perdo ancora adesso. Infatti non so dove andare. A proposito, ti do il benvenuto a Tasso Rosso. Siamo felici di averti nella nostra casa. Io sono Arthur. Grazie. Piacere mio. Era il tuo gatto, quello? No, credo sia di uno studente del primo anno. Purtroppo io non ho animali domestici. A mia mamma non piacciono molto, soprattutto quelli magici. Che peccato, io li trovo incredibili. Mi dispiace sentirlo. Io penso che gli animali magici siano davvero incredibili. Io lo penso pure. È stata la cosa migliore del venire qui a Hogwarts. Snasi, Glambambo, Lasticelli. Prima pensavo fossero solo illustrazioni nei libri. E invece ora... Beh, una volta papà ha portato a casa un Puffskin. La mamma era furiosa. Che ti prendeva a corpo. Bene, andrò a vedere se quegli studenti del primo anno hanno ripreso il gatto. Non vorrei che facessero tardi al primo giorno. Hai mai avuto un animale tuo, Arthur? No, mia madre è una babbana e non appena il Puffskin le ha ficcato la lingua su per il naso, ho ordinato a mio padre di riportarlo subito al negozio. Portalo via! Oh, sto proprio, così avrà fatto. È stato un piacere conoscerti, Arthur, e buona fortuna col gatto. Grazie, vedi di non perderti anche tu nel castello. Io secondo me mi perderò. Il nuovo arrivo di Tasso Rosso è già in piedi? La professoressa Weasley è fuori dalla sala comune che aspetta. Sì, stiamo andando. Grazie. Che figata. Professoressa! Buongiorno! Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? Diciamo. È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Ci proveremo. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Oddio, un altro nome potevano. Dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. E cioè? Cosa mi dà? Ecco qui. Un'agenda? Secondo me qua dentro il taccuino ci sono 3000 cose. Che cos'è? È una guida pratica alla magia. Una guida. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato. Così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Figo. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Ah, bellissimo così. Ciao. Grazie, professoressa. Ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Prenderà appunti lei stessa. Forse la relazione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Sì, sì, professoressa, andiamo. La seguo. Da questa parte. Ci sono i mantegani. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Figo. Oddio, che... Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Cerca di stare al passo. Lo sono al passo, professoressa. Mettono mele dappertutto, ragazzi. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida. Ah, ok. Revelio. Ah, e per niente, raccolgo appunto. Elfo domestico, pagella che sospetto di contenere alcune creazioni originali di Tosca Tasso Rosso. Questo libro racchiude una collezione delle ricette preferite degli studenti di Hogwarts nel corso dei secoli. Alcuni piatti come le prugne di Tosca sono probabilmente un gusto acquisito. Ok, ho sbloccato una sfida. Apriamo la guida. Ok, e qua ci sono le varie sfide.
qua i collezionabili. Allora, le computer ritene menu, ok. Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Vabbè, il castello sarà tutto da esplorare, da trovare cose, mamma mia. Fiammella? Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolitana. Ah, le fiamme quelle teletrasportavano. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Allora, apriamo la mappa. Ovest di Sendoria Principale. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti di presso il comune delle casse della sala grande. Allora, se non mi sbaglio. Ok. In questo caso puoi vedere le fiamme disponibili nella regione. Le fiamme verdi rappresentano quelle che hai già scoperto. Scusa, le fiamme della sala comune della tua casa. Le fiamme della metropoli green rivelano invece questi quelle ancora da scoprire. Ok, bisogna sbloccarle. Quindi andiamo qua e cerchiamo. Qua la sala grande sarà questa fiammella. Sala centrale. I viaggi rapidi, ragazzi. Meglio di così. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste già. Scale conducono dirette alla sala centrale. Sembra una da stazione. Lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Ed è figo. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Già. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede 2 lezioni. Okay. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. Interessante, iniziamo bene. E vorrei bene. Che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Che ci hanno mangiato pure. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Speriamo. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Mm-hmm. Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi. Che bello nel gioco, io so che si possono imparare anche le arti oscure. Impararle non sarebbe male. Non essere cattivo. Le arti oscure impararle per usarle contro qualcuno ogni tanto ci starebbe. Fortunatamente l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckhart, una docente di grande bravura. Non vedo l'ora di conoscerlo. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Burro birra! Abbiamo burro birra. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno. E hai tanto da imparare. Già. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. A giudicare da come hai usato il livello poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. Certo. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo. Mm. In particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Ma non è successo Sospetto niente, professoressa. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. In effetti sì. No, temo di no. Mi Però dobbiamo tenere nascosta la cosa. Ma temo che sia tutto qui. Il professor Fig ha detto più o meno lo stesso. Parli del diavolo? Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, qualcuno sì. Mi sta chiamando. Sì, oppure a starnutire. Si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts. E lei invece ha scelto di incrociare un drago. Oh, non è che l'abbiamo non scelto direi, noi. Si è trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Guarda caso. Beh, basta chiacchierare. Oppure Devo qualcuno gli ha fatto anch'io. Scegliere noi. Professor Fig,
Posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna. Grazie. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. Sì, l'ho notato, professoressa. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Ok, ci vuole spiare. Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. Va bene. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Va bene, professoressa. Parliamo col professor Fink. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Stavi sfuggendo magistralmente all'interrogatorio della professoressa Weasley sul tuo arrivo tardivo? Eh già. Esatto, signore. Non mi è piaciuto mentire. Ho provato a eludere le domande, ma mi sono sentito un bugiardo. Detto questo, quasi sicuramente sospetta che non siamo del tutto sinceri al riguardo. Già. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Per ora? Sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Capito. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Ah, questo certamente. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Una squadra di basket. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Cioè? Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. Sì, l'apriamo subito. Vabbè, praticamente per scegliere la destinazione, sì, aiutano tra le oscure. Ok, e qua abbiamo lezione incantesima. Andiamo prima a lezione di incantesima. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. La voglio, giornata il piena di impegni. Ti piacerà, è un artigiano eccezionale. Mi piace dall'era ai tempi, il signor Quando Olivander. Avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Mi tengo per informato. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare i gufo. Va bene, professore. Va bene, allora andiamo direttamente alla prima lezione. Per sbaglio l'avevo deselezionato. C'è la mappa di Hogsmeade pure, la mappa generale. Ah, ve lì. Ah, la bussola in cui apparentemente sono le pagine che ti aiutano a cercare la strada. Fighissimo. Oddio. C'è il caricamento della porta. Da questa parte? Guardate come corre. Poi torre di difesa contro le arti oscure. Ah, io volevo andare a incantesimi però. Aspetta prima. Ah, giusto, sto andando. Oddio, si è mossa la statua. Hello? Oddio, ma chi è che balla e fa queste canzoni? Non potresti tornare indietro. Lo farei, credimi. Oddio, ci sono dei fantasmi vispi. Cosa vuoi? Lasciami in pace. Ok, siamo a lezione di incantesimi. Prima di iniziare, io voglio salvare un attimo, se si può. Vabbè, qua l'equipaggiamento, le collezioni, talenti, impostazioni. Salva, io voglio salvare un attimo. Perfetto. Oh, fatto. Ah, le capriole. La nostra prima lezione. Conosciamo i nostri primi amici, studenti e Ehi, professore. Dietro di te è rimasto un posto libero. Grazie.
Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rowling? No. Eccolo qua, guardatelo che bello. Possiamo iniziare? Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? No. Nessuno? Spiana il libro, spiana il libro. Nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. Già. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Ho io il primo anno per me. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. Sarebbe un incantesimo con l'obbligo di cancellare la memoria. Beh, vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano. Oggetti contundenti, a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto. No, 40 libri. Bene, impariamo accio. Incantesimo molto di base. Però sempre utile. Accio! Accio! Niente male. Impari davvero in fretta. In te vedo del potenziale, ma ricorda, non serve senza allenamento. Insisti e potrai sfidare la signorina Onai. Ben fatto, per oggi abbiamo finito. È già finita la lezione. Visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Mi piace il suo stile. Seguitemi. Si esce fuori. Andiamo a fare un po', prendere un po' d'aria. Sicuramente ci faranno usare l'incantesimo in qualche modo per provarlo. Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari. Qualsiasi giocatore di Quidditch sarebbe concorde. Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? Yeah. Guardate, costruisce tutto in un battibaleno. Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Sempre io devo iniziare adesso. Allora, andiamo a fare. Devo tirare le palle verso di me. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera. Tieni premuto per premere il tasto segnale accio per avvicinare verso premi di nuovo per fare. Ok, lo devo premere. Gobbie, ma invece di accio, lo cerchi. Splendido! No! Ciao! Anche ai migliori! È molto semplice! Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Bene, pensa di essere di fronte a... Ma invece... Se lo lascio si disattiva, ok. Non devo premere per forza. Ecco, così. Troppo forte, troppo forte. No. Mantieni la concentrazione. Che cavolo, è cascata. Splendido. Ok. Molto bene, punti per Tasso Rosso. Grazie. Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amichevole competizione? Questo è pure... Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? Vieni, vieni.
tu sarai il blu come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso. Va bene. Sì, signore. Guarda questo. Così si fa. No, non devo lanciare. Fermati. Brava. Splendido. Concentrati. Ora la fa cadere. Ecco qui. No, fermati. Brava. Piuttosto notevole. Guarda qui. La posso battere, dai. No, dai. No, punteggio per poco. Perfetto. Notevole. Ah, me l'ha dato 50. Yes. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Ancora. Che cosa ha fatto? Ha messo degli ostacoli. Che si muovono. Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Già lo dico pure io. Già. Basta chiacchiere. È ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Guarda questo. Così si fa. Yeah, che maestria. Ecco così. Concentrati. Ah, l'ha messa però davanti alle scatole. Ecco qui. Yeah. Però la mia amicizia è finita in culota, è finita. Va benissimo così. Ben fatto. Importante aver vinto, sì. Molto bene, voi due, molto bene. Avete visto che maestria? La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Sì, professore. Bella partita. Devo ammettere che avevo sottovalutato il tuo talento. Vedi? Ci ho messo settimane per imparare bene accio. Io in 5 secondi. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Sono dice tu, capisco. Me la cavo. Sono dice tu, capisco, me la cavo. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Ecco, altro che. Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il quarto anno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. È una divinatrice. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola. Wakanda. Un nuovo paese. Ouagadou è molto più grande di Hogwarts. Ouagadou è la scuola di magia più grande del mondo. Oddio. Quindi, sì, è decisamente più grande di Hogwarts. Ma non mi è mai sembrata ostile o minacciosa. Mi ci sono sempre sentita a casa.
Wagadu è un castello come Hogwarts? Il suo indirizzo è Montagne della Luna. Non è un castello, ma uno splendido edificio scolpito nel fianco della montagna. Figo. Ricordo la prima volta che l'ho vista. C'era una nebbia così fitta che non distinguevo nulla. E poi, di fronte a me, si è materializzata questa scuola enorme che sembrava fluttuare a mezz'aria. Figata. Forse è una domanda strana, ma a Wagadu la magia è come qui? Grosso modo sì, ma ho dovuto imparare a usare una bacchetta quando sono arrivata qui. A Wagadu non le usa nessuno. Vero. Puoi lanciare magie senza bacchetta? Oh, sì. Trovo che la magia lanciata senza bacchette sia molto più istintiva. E poi è comoda, visto che puoi usarla sempre. Devo ammettere, però, che usare una bacchetta comincia a piacermi. Sembra molto teatrale. Fai un inchino e lanci. Che bello conoscere un'altra scuola di magia. Sì, grazie infatti. Per avermelo chiesto. Wagadu mi manca, ma sono felice di essere a Hogwarts. L'importante è questo. Ah, credo che il professor Ronan voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. Che ci si vede in giro. Che mi deve dire, professor? Permetti una parola? Usare accio anche sugli umani, se ti va. Sebastian, voleva parlarmi, professore? Sugli altri. Sì. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Sì. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto. Complimenti, hai battuto una studentessa dotata come la signorina Onai. Grazie, professore. È stata una bella partita. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. Puoi aiutarla a recuperare. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Già. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Ah, quindi ci assegnano pure cose al di fuori della nostra cosa. Ok, primo della classe, trofeo guadagnato. Missione compiuta, lezione di incantesimi. Esperienza, siamo saliti di livello. Quindi ora dovremo andare a lezione di difesa contro le arti oscure. Ehi, ciao! Sei il nuovo studente, vero? Sì. Ciao, volevi parlarmi per caso? Samantha Dale, non vedevo l'ora di conoscerti. Oddio. In giro non si fa altro che parlare di te. E di come un drago ti abbia così ucciso. Spero che il tuo primo giorno stia andando bene. Te la cavi con incantesimi. Non è strano, c'è troppo... Ho avuto la fortuna dei principianti. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità, ma lui tende a fidarsi troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. Io non posso contare sulla fortuna dei principianti col professor Ronan. Voglio usare accio sugli umani. Quello mi ha fatto venire l'ispirazione. Vabbè, andiamo a difesa contro le arti oscure. Giù, dobbiamo andare giù. Però volevo esplorare un pochettino. Oddio, bellissimo. Comunque ragazzi, ho sbloccato una polvere. E ora che combini? Uno scrigno. Serratura livello 1. Oddio, come facciamo a rompere serrature? Ci sarà qualche incantesimo, qualche cosa per scassinare? Che vuoi tu? Sei brutto. Che si può entrare? Yeah, si può entrare, è un'aula. Ma questa non è quella contro le arti oscure, ma non si svolge qui. Boh, strano. Perché me la ricordo la stanza. Però vabbè, scendiamo da qua e vediamo. Ancora più giù. Da questa parte. Ok, qua dovrebbe essere la l'aula. Come dico sempre, viaggiare apre. Andiamo con la missione. Ah, però era un'aula simile.
Stupidiccio! È il tuo meglio? Bombarda! Ehi, è cascato. Meraviglioso! Professoressa Hecate! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Sarebbe gli opportuno. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. Ma bellissimo, i studenti sono sostituibili. È un ricordo contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Ovviamente. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso, un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. Ok, impariamo il nuovo incantesimo. Prima che ci raggiunga la cosa. Ok, levioso. È levioso. Levioso. No, levioso. Con la piuma. Ora, proviamo con qualcosa di più grosso. Il più grosso. C'è un po' di spazio tra i banchi. Sempre io sono il primo, però. Iniziamo dall'incantesimo base. Vabbè. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima l'effuso, poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso. Bene. Bellissimo. Bellissimo. Molto bene. Ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Oddio, facciamo Iniziamo il duello. Con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo levioso, incantesimo base e il protecco. Potete iniziare. Inizia, come sarà? Levioso. Sarà un protecco. Gioco, ragazzi. Stupidissimo. Questo complica un po' le cose. Levioso. Non può essere il tuo primo duello. Beccati questo. Se solo tutti gli studenti fossero così abili. Stupidito. Stupidito. Levioso. I duelli movimentati. Beccati questo. Usate l'incantesimo base quando l'avversario abbassa la guardia. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. A meno. Non fammi fare quello sguardo così. Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Tasso Rosso. Grazie, professoressa Hecate. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Grazie, pretendo l'eccellenza dai miei studenti. Sì, signor maresciallo. Non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin è tutt'altro paio di maniche. Già. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Ok. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi per te. Qua tutti ci fanno sgobbare. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Ah, ok. Parliamo con Sebastian. Ben fatto. È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Mi è sembrato di affrontare un esperto.
A proposito, sono Sebastian Sallow. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. A meno che... forse questo non era il tuo primo duello. Sì, era il primo duello. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Puoi schermirti quanto vuoi, ma non mi inganni. La magia richiede intento e talento. Sai che ti dico? Potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino. Oddio. Ed esclusivo. Clandestino? Non saprei. C'è un motivo se la scuola ha delle regole. Sì, per tenere all'oscuro gli studenti. Non ci ritengono pronti a imparare troppe cose. Se vorrai sfruttare appieno il tuo tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola. Ci sta. Che sia unirti a un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Devi solo essere abbastanza in gamba da non farti scoprire. Ci sta. Ringrazio, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Forse in qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità o fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della torre dell'orologio. Va bene. Alla prossima. Sinceramente mi interessa. Protego! Missione, allora. Bacheca incrociate round 1. Devo andare da quella parte che sarebbe. Mi posso trasferire qua. Di sta più lontano, è più lontano poi. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Vabbè, le cose clandestine le faremo tanto, quindi. Che cos'è, oddio? No, io devo andare alla missione. Oddio. Fantasma vuole compagnia, ma io non ti voglio fare compagnia. Oddio. Bada dove metti i piedi. O daranno la colpa a me come al solito. Mamma mia. Niente più giù, devo scendere. Non dimentichiamo che nel 1421 una Tasso Rosso mi guardò e disse: che splendida pietra! Un'intenditrice, senza dubbio. Oddio. Ok, siamo fuori. Oddio, io l'ho vista fare sta cosa. Però non la voglio fare, poverino, al gattino no, al gattino no, dai. Che bellino. Dopo scuola con la Weasley. E riguardo alla stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare? Oh, Tick chiede scusa. Tick se ne va. Ah, eccoti qui. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Benissimo. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronen. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Già. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Oddio.
Lei e il professor Fig non avete parlato dei miei studi? Continua a essere reticente sui dettagli. Ha menzionato soltanto qualche incantesimo. Revelio, giusto? E Lumos? Yeah. Esattamente, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Oddio. Il professor Ronen ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronen si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ora, a proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo. Ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. Speriamo. Cos'altro può dirmi sul negozio di pozioni, professoressa? Pozioni di J. Pippin ha un vasto assortimento di ingredienti per pozioni. Di solito non vende ricette. Il professor Sharp, tuttavia, gli ha chiesto di tenerne da parte un paio apposta per te. Professoressa, non ho mai sentito la parola magiformula. Cos'è? Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Figo. Approfondirò l'argomento in seguito, quando inizierai a lavorare sulla trasfigurazione. Troppe cose. C'è un negozio di Ollivander a Hogsmeade? Sì, il suo negozio è a Diagonale. È più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Meno male. Il signor Ollivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Magari Sebastian Sallow o Nazaio Nai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Vedremo. Magari Natti o Sebastian, non lo so. Vorrei andare con Natti. Ottima scelta. Nazaio Nai è una studentessa molto talentuosa e conosce bene la zona. Ti guarderà le spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronen, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa. Va bene. Va bene, va bene. Allora, la nuova missione, incarico il professor Ronen, il professor Reparo. Parla con Luke Butley. Visita cosa che compra il necessario per la scuola. Ah, cose interessanti, praticamente. Allora, faccio. Se no, andiamo prima dal professore, così vediamo almeno gli incarico. Questo incarico. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Eccolo qua, il professore è qua, facciamo subito. Ah, eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Vabbè. Perché devo completare gli incarichi prima di imparare reparo? Nessuna lezione è utile tanto quanto l'esperienza in prima persona. Questi compiti te la forniranno. Tale esperienza è impareggiabile nell'apprendere a gestire la magia. Ok. Completerò subito gli incarichi, professore.
prendi la pagina avanti, c'è uno stato danneggiato. È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Sì, ma come faccio a prenderlo? Oh, l'ho colpita però. Ma non la fa prendere. Ma forse con accio pure io. Accio! Fatto. Presa. Deve esserci una pagina volante da queste parti. Ci imparerà qualcosa presso l'incantesimo. Mi auguro che i compiti ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso, puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. Energia. Bacchetta pronta. Bacchetta alla mano. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Ah, ce l'ho fatta. Allora. Sì, okay. Così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare quella statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Il primo incarico completato. Level up. Vabbè ragazzi, molto interessante direi. Vabbè, però per questa parte ci fermiamo qui. Quindi abbiamo visto un po' come sono state le prime lezioni e un po' di quello che ci hanno parlato e in generale la professoressa e tutto ciò, e anche le difese contro le arti oscure, gli incanti del professor Ronan che abbiamo conosciuto, che ora abbiamo completato uno dei tanti incarichi che ci assegneranno sicuramente, in cui abbiamo imparato un nuovo incantesimo, il riparo. Vabbè ragazzi, vedremo come proseguirà l'avventura, forse nella prossima parte, quindi un saluto a vostro amico Rossi, ci vediamo con le prossime puntate e video ragazzi, ciao, a presto!